57 appuntamenti raccolti dal 28 luglio al 25 agosto, il festival più antico d'Abruzzo che si rinnova e che viene completamente rivisitato, affidando la direzione artistica ad un giovane abruzzese talentuoso come il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. Una 33esima edizione caratterizzata dall'internazionalità, questo è il Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo, incardinata nella valorizzazione del talento artistico, ispirandosi ai grandi festival europei. La grande novità è l'aver creato anche un'orchestra stabile, che sarà presente per tutta la stagione. Un'orchestra residence, dunque, un programma estremamente variegato e complesso, che ha visto per la serata inaugurale una piazza dell'Obelisco dai grandi numeri per i Carmina Burana. Come dico sempre, uno può dirigere ovunque nel mondo, ma poi quando torna a casa sente un'atmosfera sicuramente diversa e quindi l'emozione è davvero forte. Quest'anno è la 33esima edizione di un festival importantissimo non solo per Tagliacozzo, per la nostra regione, ma per tutta Italia. La nomina a direttore artistico devo dire che mi ha veramente emozionato e mi ha reso estremamente felice, perché poter portare quello che probabilmente so fare nella mia terra penso non abbia prezzo. Abbiamo istituito per la prima volta un'orchestra stabile e questo ovviamente ci ha consentito di invitare prestigiosissimi solisti che collaboreranno con l'orchestra, da Luis Bacalov a Enrique Batiz a Carlo Maria Parazzoli, primo violino dell'orchestra di Santa Cecilia, ma ne sono tantissimi, e abbiamo cercato veramente di portare l'Abruzzo a quel livello che merita e che a volte viene dimenticato. Vincente senza alcun dubbio la politica dell'amministrazione comunale di Tagliacozzo, che mette così la città che ormai da 33 anni ospita momenti di grande pregio culturale al centro del mondo, investendo sulla cultura per valorizzare le bellezze e le potenzialità del territorio. In un momento storico in cui in tanti si riempiono la bocca con la parola cultura, Tagliacozzo la crea. Uno dei festival più antichi d'Abruzzo e uno dei festival più prestigiosi d'Italia. Facciamo parte del circuito Italia Festival, che raduna i 30 festival più prestigiosi d'Italia. Voi sapete che in Italia ce ne sono più di 600, quindi eccoci qui tra i 30 primi nella nostra nazione. E noi puntiamo molto sull'aspetto culturale, perché Tagliacozzo può dirsi capitale della cultura nell'ambito dell'entroterra abruzzese, e vogliamo tornare ad essere la capitale culturale dei Marsi, ma anche di tutto l'Abruzzo occidentale.